Sergio Blighenti, classe 1932. Il calcio è sempre stata un po' una questione di famiglia. È vero. Ho avuto mio fratello maggiore, che, maggiore di 10 anni, che ha debuttato addirittura prima della guerra. Quindi io ho potuto, nel dopoguerra, seguire le sue orme. E naturalmente, essendo modenese puro sangue, proprio nato nel centro di Modena, ho imparato a giocare nelle piazze di Modena, per le strade. Allora non c'era il traffico che c'è adesso. Debuttato nel Modena nel 1949-50, campionato 49-50, 17 anni, e quindi ho fatto altri due campionati e poi sono stato convocato per le Olimpiadi e lì mi ha prelevato l'Inter, 1952. Tornando a suo fratello, nel 47-48 lui giocò nel Genoa. Sì. 32 presenze e 16 gol. 16 gol. Ha fatto un buon campionato, però dopo c'è stata una richiesta del Napoli, soprattutto perché non andava d'accordo con l'allenatore di allora, quello che mi disse lui, che si chiamava Lasio, bravissimo allenatore, immagino, però certe, diciamo così, le ho viste di proprio con i miei occhi a Genova, una partita in cui ha avuto una controversia con l'allenatore, si è tolto la maglia e è uscito dal campo. Anche lei, ironia della sorte, 13 anni dopo finisce in quella città, a Genova, ma su un'altra sponda. È stata una sorpresa per me, perché io ero dell'Inter in prestito a Padova, in quel periodo lì l'ho saputo dopo che c'era un contratto di riscatto che ha fatto scattare il Padova e io avevo preferenze per andare sinceramente a Bologna, perché il presidente Bologna Dallara era un parente alla lontana di mio zio, così, che mi volevano, e io andavo vicino, tornavo a casa praticamente. Però è venuto fuori a Sampdoria improvvisamente, non so con quale cifra, che ha convinto sia il Padova che in parte l'Inter, perché l'Inter aveva messo dei veti della mia cessione a Milan e Juventus, e Rocco avrebbe voluto portarmi al Milan, perché dopo andò al Milan Rocco, così hanno risolto il caso con la Sampdoria, che probabilmente ha offerto la cifra più alta di quel periodo, 1960. Era il 1960 che Sampdoria trova? Ah, no, Sampdoria già un po' anzianotte per la verità, però con ancora la voglia di stimoli di vincere, perché c'erano parecchi giocatori che giocavano anche con me nella nazionale, come Mora, e poi c'era Bernasconi, quindi conoscevo già un po' l'ambiente. Mi sono trovato benissimo subito il primo anno e ho fatto un anno splendido, perché l'intesa con Hochfield specialmente e con Skoglund, che avevo già avuto con me nell'Inter per 3 anni, era prevedibile, ma a quel punto che sono arrivato con 28 gol non ci pensavo, insomma, ad arrivare. Invece facemmo un campionato eccezionale e mi dissero che il nostro presidente Ravano certe volte mi veniva il mal di cuore, doveva scendere dalla tribuna, perché le nostre vittorie erano sempre 3-4 gol, e quindi si divertivano anche, ma c'era anche delle sofferenze. Allenatore era Aldo Monzegno. Che rapporto aveva con lui? Ottimo, una persona eccezionale, educazione all'antica, e io in queste situazioni che ho avuto fortuna negli allenatori, perché ho avuto Foni, altro campione del mondo all'Inter, e Monzegno, altro campione del mondo alla Sampdoria, tutti e due addottorati, veramente di una gentilezza e una correttezza. Deve avere molta fortuna avere allenatori di questo tipo. Si ricorda quella volta a New York, quando Skoglund
cercò di prenderlo in giro Monzelio. Scock non era un birichino, ma lo era già dai tempi dell'Inter, quindi lo conoscevo bene. Se volete che vi racconti l'episodio, ve lo racconto. È Nacchino, lo chiamavano Nacchino io, perché gli volevo molto bene. Lui aveva l'appuntamento, parlava molto bene l'inglese, e io avevo capito che aveva l'appuntamento con un'americana nella sua camera. Allora aveva detto al suo compagno di stanza, che era uno dei più giovani giocatori, adesso non mi ricordo bene, ma era un attaccante, che poi fece l'autista di piazza, faceva. Gli disse: vai via dalla camera, lasciami solo perché c'è un appuntamento. Allora, lui non sapeva che noi eravamo tutti informati, eravamo dietro alle porte aperte che guardavamo quando arrivava questa ragazza che dicevano che era bellissima. Se non che se ne è accorto anche Monzelio. E allora Monzelio cominciò a circolare avanti e indietro per il corridoio, e quando arrivò questa ragazza, che era bellissima effettivamente, bionda, spettacolo, perché Skoglund era anche un uomo dello spettacolo, la cacciò via e poi andò a bussare alla porta dove era nella camera di Skoglund. E Skoglund apre la porta, era in vestaglia, tutto profumato, e gli ha detto: mister, allora non so se adesso non mi ricordo bene, se ha detto: signor Monzelio, ma cosa fa quest'ora alzata? Non è ora che vado a letto? Noi tutti a ridere fuori dal corridoio. Fu una scena, indignato Monzelio in una maniera terribile, non gliel'ha più perdonata. Veramente è stato spettacolare nella risposta. Eravate un bel gruppo anche fuori dal campo. Sì, 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 c'era simpatici, c'era Vicini, Bergamaschi anche, che erano simpatici, Skoglund, Cucchiaroni, andavamo fuori al ristorante, alle cene, alle feste, e anche per la fine anno, e tutti questi. Poi dopo la squadra poi andava bene, andava. L'unica difficoltà le avevamo quando andavamo in campo esterno, perché intimidivano gli avversari, proprio a Skoglund, a Hochberg, gli preparavano. A me non davano fastidio perché io combattevo, ma Naka e Hochberg, che avevano una certa età, facevano veramente delle entrate da rompigambe. A quei tempi non c'erano quello che c'è adesso, che i giocatori si buttano facilmente. A quei tempi gli allenatori gli dicevano: se ti fanno la carica devi resistere, guai se cadi per terra. Così. Presidente era Giovanni Ravano, presidente dei Record prima dell'arrivo di Paolo Mantovani. Che personaggio era? Aveva già una certa età, e però ci seguiva dappertutto, ci seguiva. Tant'è vero che è stato lui che ha fatto una lotta a fine campionato contro la Juventus, perché ha portato un trofeo che avevo vinto io, chiaramente. È stato, diciamo così, non rubato, ma portato via senza regolarità dalla Sivori della Juventus, perché io avevo fatto 28 reti, anche se qualche giornale voleva tirar giù un gol per aiutare il quoziente reti di Sivori. Ecco, e quel gol lì era contro il Bologna. Contro il Bologna, il gol della vittoria, tra parentesi. E allora l'ultima partita, finito il campionato, io ci ho vinto pallone d'oro, sportman e classifica dei cronieri con 28 reti. Naturalmente c'era Sivori che ne aveva fatti 19, però Umberto Agnelli, che allora era presidente della federazione, ha voluto far ripetere una partita che era stata data regolarmente vinta all'Inter per invasione di campo Torino a campionato finito. L'Inter, per dispetto, mandò il settore giovanile a giocare, perché come regolamento perdeva, però davano vinto alla Juventus 2-0, perché si era presentato con i giocatori minori degli 19 anni. E invece è successo che Umberto Agnelli, presidente della federazione, ha decretato che quella partita lì la riteneva valida e la metteva nell'elenco delle partite regolari, con una vittoria di 9-1. E precisi 6 gol fatti da Sivori, i 6 gol gli bastavano per arrivare col quoziente reti a soffiarmi
col quoziente reti a soffiarmi lo sportman e il pallone d'oro. Pensate voi se è possibile che sei reti fatti ai ragazzini, anche contro il regolamento, perché non doveva, gli hanno permesso di vincere il pallone d'oro, che ripeto non andava assegnato solo a me, ma andava assegnato alla Sampdoria, oltre che pallone d'oro, due premi, premio sportman e pallone d'oro. C'è questo fatto che se ne è accorto talmente in modo così, diciamo così, simpatico Umberto Agnelli, perché nel ritiro della nazionale mi diede la statua col valore e proprio vero e proprio di quella statua, cioè era 1,5 chili di oro puro. Io sono rimasto sorpreso perché no, ha detto che lo dava a me personalmente, non alla Sampdoria, perché sennò sembrava che avesse vinto la Sampdoria. Ma io era quello che volevo che fosse, perché un ricordo come questo per me era bellissimo, anche che l'avessero dato alla Sampdoria. Rimaneva, comunque è andata a finire così, e c'è stato un grande diciamo, protesta da parte di Ravano della Sampdoria, che è finita poi per dare le dimissioni a Ravano della Sampdoria. E soprattutto una cosa vergognosa, ci hanno esclusi dalla nazionale, sia io che ero capitano della nazionale, che Bernasconi e Marocchi, tutti i tre giocatori della Sampdoria, che eravamo in procinto di andare ai mondiali in Cile. Questa è stata la più grande cattiveria che ci potevano fare, e siamo andati in depressione, perché l'anno dopo non ripetemmo più il campionato che avevamo fatto. Tre giocatori della Sampdoria tolti dalla nazionale per una ripicca, perché non potevano stare insieme a Sivori e agli altri della Juventus nella nazionale dopo quello che era successo. Questo è stato veramente un caso che ha depresso tutta la società e anche i giocatori. Tornando ai 28 gol, quelli nessuno glieli potrà mai togliere e portare via. Lei fu il primo capocannoniere della storia di Genova. Che ricordo ha di quei gol? Cosa si ricorda? Quanti se ne ricorda? Io dico solo che quell'anno lì, a fine campionato, tutti i negozi e tutte delle Liguria, non dico di Sologia, c'era la mia fotografia per questa vittoria diciamo, della classifica dei cannonieri. E quando venne il presidente che è subentrato a Ravano, che era Lolli Ghetti, insieme a Sanguinetti, direttore generale, su al grattacielo Capurro mi dissero chiaramente: c'è l'Inter che ti rivuole ad ogni costo, disposta a spendere quello che vogliamo noi. Io dissi: questa è una cosa che dovete fare voi. Non volterò mai le spalle di mia volontà a una città alla quale ho dato questo premio. E quindi decidete voi se volete mandarmi all'Inter, che guadagnate un sacco di quattrini, io ci vado, perché ritorno a casa praticamente. Ma se non volete, che io rimango volentieri a Genova. Ecco, questo fu il discorso al grattacielo Capurro, prima del... che io non sapevo poi che mi avevano escluso dalla nazionale. L'esclusione dalla nazionale è venuto dopo, quando è cominciato il campionato, che quando fecero le convocazioni per la partita di Israele, dopo le partite più difficili le avevamo fatte noi, io, Marocchi e Bernasconi. Poi viene Israele, e adesso non ricordo bene, per andare in Cile, ci ha lasciato fuori. Aveva 28 anni quando arrivò alla Sampdoria, aveva vinto due scudetti, però era nel Padova, con Nereo Rocco, sì, che era rinato, come smentendo delle voci su una sua presunta malattia. Io avevo un incidente gravissimo, perché ero stato in prestito ancora per un dissidio con l'Inter, un dissidio che era un dissidio morale tra il nuovo presidente, mi aveva Moratti, mi aveva dato un premio speciale, perché la prima partita che avevamo fatto con Moratti avevamo vinto a Trieste 1-0, avevo segnato io, e lui mi aveva chiamato nel suo ufficio, mi aveva dato un premio speciale. A questo premio è venuto una lite, non so, una reazione che io non me la sarei mai aspettato da Lorenzi, lo dico, è la prima volta che dico questa cosa, che ha creato un dualismo terribile tra me e Lorenzi, che fino a quel tempo lì eravamo stati come fratelli, che io gli volevo bene perché aveva 8 anni più di me, io ero giovanissimo lui. E purtroppo, a causa di questa cosa e di altre cosucce, mi diedero in prestito. E lì mi infortunai mentre ero quell'anno a Trieste. E sembrava che non guarissi più, perché fu un infortunio molto grave a una caviglia. Andai al Padova, che Rocco mi volle ad ogni costo, insieme ad Amrin, un grande giocatore della Juventus, svedese anche lui,
il quale aveva lo stesso problema mio, e dico la verità, ci guarirono i medici di, mi ricordo ancora il nome di un medico, Casuccio, professor Casuccio, non so con che cosa, delle punture alle caviglie, riuscimmo a riprendere a giocare. E allora subito dopo ritornai in nazionale. Nereo Rocco fu fondamentale? Ah, certamente, non era gentilissimo come Monzeglio e Foni, però ricordo la sua frase emblematica, che era quella: Buso de Mona, se te caschi per terra non te fa più giocare. Non voleva assolutamente che noi, perché a quei tempi il contrasto non era normale, adesso si buttano, ma allora a quei tempi dicevano di resistere. E lui mi voleva con sé addirittura al Milan ad ogni costo, ma non c'è stato niente da fare e noi non sappiamo ancora il perché. Io sono andato a Sampdoria, c'è stato qualche intervento, oppure Ravano ha aperto la borsa veramente alla grande, perché io ero già centravanti della nazionale, che avevo giocato anche in Inghilterra facendolo per la prima volta un gol a Wembley, ho segnato il primo gol di Wembley della nazionale contro l'Inghilterra, e quindi andai alla Sampdoria sorpreso io stesso, anche perché non era quotata come è stata quotata la Sampdoria dopo Mantovani, però dopo quei campionati lì la Sampdoria è cominciata a essere sulla bocca di tutti, perché facciamo due campionati su tre molto buoni. Però d'altra parte io a quei tempi non c'era i procuratori che ti potevano muovere come volevi, ti dicevano o vai lì, sai cosa mi ha detto il presidente di Ravano? Quando Brighetti, o vieni qui non giochi più perché non ti faccio più giocare, così mi disse. E con che spirito arrivò lei? Ma io arrivai con lo spirito, dico, è la vita, mi ha mandato a Trieste, Padova, a Sampdoria, è sempre meglio di Trieste e Padova. E in effetti andai subito a New York io. Io come fui acquistato, la squadra era a New York che doveva fare il torneo. Andare a New York con un signor, mi ricordo ancora, un dottor Domenici, un dirigente della squadra di quei tempi. E vincemmo il torneo di New York e io fui capocannoniere, e c'ho la fotografia proprio a New York, che c'era allora Miss Formaggio di New York di Caggio. No, è stato un momento bellissimo, perché giocavamo non contro squadre piccole, giocavamo contro l'Austria, contro l'Ungheria e contro una rappresentativa brasiliana. Cominciamo subito alla grande, anche lì. Ero appena arrivato, subito tre partite a New York. E poi quell'anno, come abbiamo detto prima, finì con un quarto posto che rimase storia fino all'84-85, poi fu superato soltanto nell'anno dello Scudetto. Dello Scudetto. Fu un campionato spettacolare. A Genova venivano da tutta Italia per vedere le partite della Sampdoria, perché lì era un divertimento vederci giocare. Battemmo 3-1 alla Fiorentina, la prima partita in casa, che era campione d'Italia, mi pare, perché aveva vinto il campionato, e io segnai 3 gol. Poi dopo facemmo parecchi risultati utili fino al momento che c'era la Juventus, che invece perdemmo 3-2, che vincevamo noi, 3-2, segnai 2 gol anche lì, e lì ci fu delle discussioni a non finire, come al solito. Poi vincemmo delle grandi partite, la più favolosa fu il 4-2 con l'Inter, che allora c'era Herrera che stava facendo fuoco e fiamme, e lì feci 4 gol e i tifosi dell'Inter dalla rabbia credo che mi cancellassero da tutti i documentari della Rai, e anche allora trasmetteva anche la settimana Incom le partite, non fecero vedere i miei 4 gol, fecero vedere solo quelli dell'Inter. Poi a fine anno, l'ho già anticipato, 61, la volevano un po' tutti, però lei alla fine rimane a Genova, tra l'altro senza nemmeno l'aumento dello stipendio e gli altri compagni. Questa è una bella cosa, perché mi dissero allora il nuovo presidente, noi non possiamo aumentarle perché se no lo chiedono anche tutti gli altri giocatori e noi non abbiamo la potenza economica. Ma io sono talmente contento di quello che ho fatto, di quello che stiamo facendo, che guardate, mi date lo stesso, mi prolungate di un anno il contratto, tanto perché così so almeno che sto 2 anni con la famiglia a Genova, 3 anni anzi.
E questo ero veramente ancora, come ripeto, su di giri e contento e felicissimo. In Europa non si andò nella stagione successiva 61-62, ma nel 62-63. Come funzionava la Coppa delle Fiere? Ma guardi, non era considerata per niente, non era considerata. Mi ricordo solo di aver giocato in Lussemburgo, se non sbaglio, e poi abbiamo segnò. Sì, mi pare di sì. Poi giocammo anche in Ungheria, a Ferencváros, che lì c'era un ghiaccio e un freddo, che quando c'era ghiaccio e freddo c'erano alcuni giocatori della Sampdoria che non c'erano proprio. Perdemmo con 5 o 6 gol, mi pare. 6-0. E ne fecemmo un'altra partita, sempre col ghiaccio e freddo, a Udine, e perdemmo, mi pare, anche lì 5-1 o 6-1 del campionato però. Uno che ci poteva far vincere il campionato era Mora, che con Mora io avevo un feeling eccezionale, anche perché era quasi mio concittadino. Dissero che dovevano comprare me, e invece comprarono, perché a me ero già avanti con la classifica, presero Mora. Subentrò Lollighetti e accanto a Rebuffa e Parodi, persone importanti Rebuffa, nella sua esperienza. Eccezionale, un personaggio eccezionale. Anche Lollighetti, entusiasta, tifoso. Sanguinetti c'era, adesso non mi ricordo bene. Così. Però quei nomi che avete erano tutti appassionati e certamente sportivi alla grande. E negli altri due campionati arrivano altri 16 gol totali. Sì, però ripeto, non giocai più centravanti. Io mi adattai perché c'erano problemi a centrocampo. Io in origine ero stato centrocampista e con l'allenatore io dice: se c'è bisogno mi sacrifico. Tant'è vero che mi ricordo in una partita contro la Juventus che io giocavo a mezzala e dovevo marcare Del Sol. Ho preso il migliore in campo, il premio del migliore in campo, marcando Del Sol come centrocampista. Ma mi piaceva anche giocare centrocampo perché avevo... Pensate che a 16 anni ero nella nazionale under 18, e parlo under 18 del dopoguerra, nazionale Nord Italia, dal Modena. A Bologna giocavamo contro l'Austria e io giocai, l'allenatore Zengeller, mi ricordo ancora come si chiamava, mi fece giocare centro mediano metodista a quei tempi lì, cioè in origine proprio ero un centrocampista. E poi che attaccante è diventato? Che caratteristiche aveva? Perché proprio dal di dietro io avevo, fin da ragazzo, lo spirito di andare all'attacco. Andavo in attacco dribblando facilmente e poi tirando da tutte le posizioni. Allora a un certo momento il Modena, la prima squadra, mi ha fatto subito debuttare. Dopo che tra parentesi, ho giocato il torneo di Viareggio col Modena nel 1950, e fui il centravanti migliore e anche come cannoniere, quindi debuttai subito in prima squadra come centravanti o come mezzala, però giocai sempre centravanti o mezzala perché mi sapevo adattare anche a centrocampo. L'addio alla Sampdoria come si consuma? Questo fu una grave storia, perché noi nella mia famiglia avevo un albergo a Modena con ristorante e tutto così, e avevo mio padre che stava morendo mio padre, mio fratello che era mio fratello maggiore di 10 anni, anche lui era, c'era rimasta mia madre che era venuta a Genova con me, voleva stare a Genova, avevamo deciso, aveva comprato l'appartamento a Nervi, noi. Successo la tragedia di mio padre e mio fratello, sono dovuto andare a Modena, a vivere a Modena ad ogni costo, e mi è dispiaciuto tanto, anche se, perché speravo un rientro nella Sampdoria che veniva, mi pare dopo Lollighetti, adesso non ricordo che c'era una nuova dirigenza che stava per arrivare di una certa potenza, io speravo di rientrarci nel gioco, poi invece andò tutto a monte anche alla Sampdoria. Tutto a monte. E la Sampdoria la rincontrò in quello spareggio di San Siro? Oh, fu una cosa talmente depressiva nel sentirmi, io contro... A giocare un spareggio così contro la Sampdoria è stata un'altra cosa degradante, direi quasi. Quasi quasi facevo il tifo per la Sampdoria, che abbiamo salvato la Sampdoria noi. Ma io sapevo delle cose su quel campionato lì, che le ho sapute veramente in un certo senso, che doveva retrocedere altre squadre. Hanno fatto andare in fondo a Sampdoria e Modena, tutte e due, che giocavano tutti e due un calcio migliore, finché ha salvato quelle squadre che io poi ho saputo bene, storie veramente vergognose.
sono passati tanti anni che non vale la pena di rimagare, ma assolutamente non dovevano andare in zona di retrocessione nella Sampdoria del Modena. Poi le strade con la Sampdoria si ritrovano nuovamente quando lei siede accanto ad Azeglio Vicini sulla panchina. Ma se le dico cosa è successo con il presidente Lolli Ghetti, io ho cominciato a fare l'allenatore perché mi ruppi la gamba al Torino, io andai al Torino ancora e ho fatto corso di Coverciani, fai l'allenatore a Parma e poi al Varese. Lolli Ghetti mi chiese di andare a prendere la Sampdoria come allenatore, parlo del 70-71, se non che io ero nelle mani di Lidl, perché eravamo in coppia, io Lidl e Varese, abbiamo fatto la Serie A e purtroppo anche lì comandava l'Inter e la Juventus. Nel Varese i giocatori dipendevano da me e dimettevano anche i movimenti degli allenatori, perché c'era Lodi allora che era all'Inter e la Juventus, mi fecero proprio o vai con l'Idom oppure rimani a Varese, volevano andarsi con l'Idom e la Juventus, non c'è andato così né l'Idom, io sono rimasto a Varese, ma io sarei andato volentieri alla Sampdoria, non mi lasciarono proprio andare. Era una gioia incredibile per me, avessi potuto. C'è andato Vincenzi, dopo Vincenzi. L'epoca della nazionale, lei sulla panchina dell'Italia con Vicini, lì i rapporti con la Sampdoria furono un po' controversi. Con me furono all'altezza, perché io ho portato tutti quelli della Sampdoria anche contro qualcosa di Azeglio, perché Azeglio giustamente aveva una visuale completa. Ma io, siccome sapeva che io avevo una simpatia per la Sampdoria indiscutibile, io, i Vialli, i Mancini, tutti quelli lì erano, perché quelli lì devono venire, perché sono, a parte hanno vinto il campionato, ma poi erano tutti di una, veramente, a parte un po' Mancini che era un po' classicamente mellifluo, diciamo così, però aveva una classe superiore, gli altri oltre alla grinta e alla combattività avevano passione. Ce li ho ancora adesso nella Nazionale Master, guarda. E ai tifosi cosa ricorda di quel clima un po'? Perché non convocano i nostri nazionali? Cioè, li convocano ma non li fanno giocare, anche i mondiali 90 poi non furono certamente positivi per i sampdoriani, che poi però si riscattarono con lo scudetto. No, ma il fatto che erano con noi nel 90, mi ricordo l'unica postilla che posso dire sui mondiali 90 è che avrei voluto personalmente che Viarcon entrasse in campo contro l'Argentina, perché avevamo due giocatori che avevano problemi ai polpacci, ai crampi, e purtroppo Azeglio aveva una visuale molto ampia di tutte queste cose che non poteva capire tutto. Io ho cercato qualcosa ma non ho insistito, perché poteva succedere qualcosa, perché tiro fuori uno, metto un altro, poi succede qualcosa, sai, lì non si sa mai. Con fatalità c'è stato Zenga che ha fatto una chiamata inopportuna su una palla che mai avrebbero, nessuno avrebbe detto che Caniggia l'avrebbe preso di testa, perché se no la prendeva Bergomi, mi pare, e purtroppo facemmo il pareggio. Ma guardi che quella nazionale è stata la migliore sotto tutti gli aspetti come gioco, come gioco è stata una nazionale eccezionale, abbiamo fatto 6 vittorie e un pareggio, siamo arrivati terzi, ma con un quoziente reti che batteva tutti e soprattutto col gioco riconosciuto il migliore del campionato. Poi Vialli era il mio pupillo, io Vialli tutte le partite prima veniva da me e io gli davo una croce da prendere in mano di portafortuna. E tra l'altro Vialli è stato l'unico ad eguagliarla come capocannoniere sì, cerchiato. Sono stato contentissimo perché finalmente uno di cui ero, oltre che amicissimo e gli volevo bene come a un figlio, anche fraternamente, cioè, perché ero giovane ancora, io lo confido. È stato contento. Guarda, meno male è venuto un altro, così io e Vialli ci siamo in due, e solo a un campione come te mi sono avvicinato a me. Dico, resta sempre sampdoriano e la segue sempre. Io, guarda, tutti i club della Sampdoria mi chiamano, io vado.
a Imperia, c'è il gruppo di Sandoriani a Imperia, perché io abitando ho la casa lì a Cipressa, la Cipressa sopra Imperia. Poi a Modena abbiamo i tifosi anche della Sampdoria, a Modena io vado. Quindi la Sampdoria, nonostante che ho avuto anche la depressione, però quel campionato lì è stato eccezionale, ma di una soddisfazione anche di giocarla volentieri, partire. Non vedevi l'ora che venisse la domenica per giocare, perché ci divertivamo anche a giocare, veramente.